Questo quasi. Le notizie del TG Ora: prestavano soldi con interessi annuali del 60%. Lui, impiegato di un ente locale per il servizio antincendio sui Monti Lattari, e lei, casalinga, nei fatti erano usurai. Diverse le loro vittime a Sorrento, in provincia di Napoli. Continuano le loro minacce: ti taglio la testa se non paghi. Gli insospettabili usurai, però, non sono stati scoperti e arrestati dai carabinieri. A finire in manette, anche grazie alla denuncia di chi subiva, sono stati Gennaro Giordano, 59enne, e la moglie Maria Sorrentino, 61enne, entrambi di Gragnano. Le indagini hanno permesso di ricostruire che i due avevano creato una rete di contatti sul territorio in grado di fungere da ragnatela per persone bisognose di denaro, somme cospicue nell'ordine di decine di migliaia di euro che i due rendevano immediatamente disponibili. In particolare, una vittima, nel giro di qualche anno, da un prestito di 17.500 euro era stata costretta, dietro pesantissime minacce documentate, a pagare solo di interessi oltre 40.000 euro. Un nigeriano 29enne, già noto alle forze dell'ordine in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Acerra, in provincia di Napoli, per lo sfruttamento della prostituzione. Indagando su un giro di prostituzione nella zona rurale di Acerra, a confine con la provincia di Caserta, i militari hanno accertato che obbligava quattro sue connazionali a prostituirsi, come accertato durante i servizi di osservazione dei militari che si erano travestiti da cacciatori per non destare sospetti. L'intervento dei carabinieri ha posto fine a quella che ormai era diventata una triste routine. Ogni giorno l'uomo accompagnava in auto le ragazze sulla zona e le lasciava al margine della strada, poi si allontanava, intimando alle quattro di mettersi subito al lavoro e avvisandole che sarebbe tornato a fine giornata. Al ritorno, con le buone o le cattive, si appropriava dei soldi ricavati dalle donne. In Francia, a Versailles, è stato trovato il corpo carbonizzato di una ragazza alta circa un metro e mezzo. I genitori di Rosa Di Domenico, la quindicenne di Sant'Antimo in provincia di Napoli, scomparsa lo scorso maggio, sono stati chiamati a fornire il DNA per verificare se si può trattare della ragazzina. A dare la notizia è stata la trasmissione Chi l'ha visto, che fin dal principio ha seguito la vicenda di Rosa, la cui scomparsa è stata da subito collegata alla sua frequentazione online di un 28enne pakistano di religione musulmana. La richiesta della polizia francese è un'operazione di prassi che si deve all'incrocio dell'elenco degli scomparsi con le caratteristiche riscontrate nel corpo. Soltanto un'ipotesi, quindi, nelle prossime ore verrà effettuato il test e i risultati verranno resi noti alla famiglia. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Giovanni Barra di Napoli hanno arrestato un uomo di 52 anni, proprietario di un bar in via delle Repubbliche Marinare, responsabile del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un'intensa attività investigativa è stata condotta dai poliziotti, che hanno posto l'attenzione sull'attività commerciale, dove spesso si recavano soggetti conosciuti alle forze dell'ordine. Dalle indagini è emerso che l'arrestato spacciava hashish all'interno del suo bar, dove è stata rinvenuta e sequestrata una quantità di 102 grammi di sostanza stupefacente. La compagnia della Guardia di Finanza di Caserta ha eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della locale procura nei confronti di una ditta con sede in provincia di Caserta esercente l'attività di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi. In particolare, le Fiamme Gialle hanno sequestrato le giacenze su quattro conti correnti bancari, tre appartamenti siti a Casa Giove, nonché 26 automezzi tra camion, rimorchi e autovetture. L'adozione della misura cautelare reale segna l'epilogo dell'attività ispettiva condotta dall'Agenzia delle Entrate di Caserta, essendo emerso che il titolare della ditta aveva omesso il versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti per gli anni di imposta 2012-2013, realizzando un'evasione fiscale pari a quasi 2 milioni di euro. E tornano al lavoro gli operai nel cantiere di Via Marina a Napoli. Dopo aver avuto rassicurazioni sul pagamento degli stipendi arretrati, i lavori proseguono su uno degli assi viari più critici della città. Speriamo adesso, dichiara Massimo Sannino della Filca CISL Campania, che si possa organizzare un tavolo d'incontro per chiarire modalità e tempi di chiusura del cantiere. Discussione che sino ad oggi non c'è mai stata e che certamente ha creato il caos che ancora oggi viviamo in zona. Ecco, questo per il momento è tutto. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento al prossimo sabato 12 settembre 2020. Ok, stacchiamo.